Bentornati a tutti nel mio canale, io sono Vieri. Oggi siamo a vedere un pochino i piccoli cambiamenti che sono stati fatti durante la patch notes di ieri. Sono venute fuori un po' delle informazioni importanti, dei piccoli cambiamenti su alcune armi, le classi che ho già argomentato di recente in questo video, che non sono cambiate di molto, ma c'è da fare dei piccoli aggiustamenti. Quindi non andrò a fare un video completo rispiegando tutte le armi, ma andrò a spiegare quei piccoli tocchi che vanno fatti per singole categorie di armi o singole armi, quelle più importanti, come il Fire e l'Aug, ad esempio. Come prima cosa, l'Aug è stato nerfato, non è stato nerfato più di tanto, è stato fatto un piccolo nerf per quanto riguarda il rinculo, quindi è sempre l'arma più OP del gioco. Il loadout è sempre rimasto invariato, quindi Agency Strike Team. La Strike è rimasta la canna più forte in assoluto. Hanno un pochino potenziato la canna Task Force, però cosa cambia tra la canna Task, e la canna Strike Team? Che la Strike Team aumenta molto di più la cadenza rispetto alla canna Task Force. Quindi resta sempre la migliore perché è quella che permette di sparare più velocemente una raffica dopo l'altra. Per quanto riguarda il Fire non è stato nerfato direttamente. Qui che cazzo è successo alla mia skin? Dicevamo, il Fire, a parte che la mia skin è attualmente buggata, per il resto non ci sono stati cambiamenti diretti all'arma. Ma è stata fatta una modifica per quanto riguarda i caricatori rapidi. I caricatori rapidi adesso tolgono realmente il tempo di modalità mirino. Prima c'era segnato nelle statistiche, adesso è reale questo difetto dell'arma, cosa che prima non veniva applicata. Quindi vi sconsiglio di utilizzare 50 colpi rapidi e vi consiglio di andare a sostituirlo con i 50 colpi classici. Questo per mantenere quella velocità durante un fight, soprattutto da vicino dell'arma, perché se andrete ad accessoriarle con i 50 colpi rapidi andrete in mira molto più lentamente. L'M16, anche questo è rimasto invariato rispetto all'ultimo mio video. Hanno anche qua stesso discorso, hanno praticamente il stesso discorso del Far, hanno depotenziato i caricatori rapidi, per cui sono ancora più lenti a mirare rispetto a prima. Quindi i migliori restano il 45 colpi, secondo me il migliore in assoluto. In alternativa avete il 60 colpi, è un po' più lento a mirare. Per quanto riguarda il mirino rimane il solito, quindi questa è la solita arma sostanzialmente, non è cambiato molto poco. Col nerf dell'AUG per quanto riguarda il rinculo, l'M16 prenderà secondo me un po' più di spazio, soprattutto long distance, dove l'AUG era un po' troppo forte, adesso è stato nerfato di modo tale da essere più simile e più bilanciato rispetto all'M16. M16 invece si prende long range e mid range, mentre l'AUG rimane sempre dominante nel mid range. Per quanto riguarda invece i mitraglioni come lo Stoner, è stata nerfata la canna Cavalry. Questa è stata ritoccata un'altra volta, è stata di nuovo messa come danni veicoli, quindi non dà più vantaggi di danno o altro, ma aumenta solo il danno contro veicoli, per cui adesso non è una canna più utilizzabile. La migliore resta la Task Force, è sicuramente la migliore su tutta la categoria di mitraglioni, quindi sostanzialmente io non le ho mai consigliati. Questo è il loadout mio dello Stoner, non l'ho mai usato, però eventualmente per chi fosse interessato a queste tipologie di armi, un loadout simile va bene per su tutti i mitraglioni di Black Ops. Stessa cosa per quanto riguarda il MAC e tutte le armi, tutte le mitragliette che andavano spesso e volentieri, si andava a utilizzare oltre alla rinforzata pesante la Cavalry. Stessa cosa, qua è stata cambiata nuovamente la canna, di conseguenza si torna alla rinforzata pesante obbligatoriamente. Prima diciamo si poteva scegliere tra l'una e l'altra perché la Cavalry dava quasi il danno della rinforzata e non dava nessuna penalità in quanto riguarda velocità di scatto e velocità di mira. In questo caso ora si utilizza solo e esclusivamente la rinforzata pesante. Ora questo lo stroncava un po' un 2, ma mi sa che c'aveva poca vita. Comunque un po' rincula mi pare. No, no, raga, è cambiato pochissimo. Comunque noto che sono cambiati anche i colori, eh. Cioè io che ho deuteranopia noto che cambiamo un po' colori. Un po' il coso, il rinculo si sente sull'AUG. Gioco completo.
per quella che ha riscaricato tutta quella roba. Quella è la differenza. Oh, mi sparano. Allora, prima cosa, ecco, da lontano l'AUG è un'altra arma, c'è da dire. Questo è il cazzo, come cazzo c'ho? Ti assicuro. Ok, da lontano è un po' più difficile da usare adesso. Ora, guardate. No, raga. Raga, l'hanno buttata a merda il far. L'hanno buttata a merda. Il far è inutilizzabile, raga. No, 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 guardate qua. Raga, il far l'hanno depotenziato a merda. Guarda qua. Non so se notate, eh. È una merda. Fidati, fidati. Si nota a bestia. A bestia proprio. Ora si fa un cambio e si leva il caricatore da 50, quello grosso, e si mette quello lì normale. Ok. Quindi diciamo nerf al far confermatissimo. Cioè nerf ai caricatori del far. Che cazzo è? Raga, un'altra cosa. Guardate quanto è più veloce. Guardate quanto è veloce ora. Non so se notate voi dalla live, eh. Tutta un'altra cosa. Da levare. Ragazzi, levate assolutamente i caricatori rapidi dal far. L'AUG alla fine non si sente più di tanto il nerf. Però, cazzo, sul far. Sul far pesante, Sì, ma infatti lo sto facendo in questo istante, Ermac. Ora andiamo a vedere il 60 colpi dell'M16 contro il 45 dell'M16. M16 più 150 millisecondi, esatto. L'hanno cambiato di brutto. M16 adesso secondo me è una delle armi più forti, esatto. Soprattutto long range. Però con questo caricatore non va bene. Guarda quanto ci mette ad mirare. Sai cosa? Che l'M16 sta sto mirino, che non è velocissimo. Cioè, al di là che ora c'ho i 60 colpi che vanno tolti, però quando entra in mira è diverso. Non è proprio la stessa cosa dell'esempio dell'AUG, capito? È un mirino. Vedi, l'entrata in mira dell'M16 è diversa proprio. È meno clean. Più ballerino, bravo, più ballerino. Mi piace come termine, più ballerino. Comunque non è che spara drittissimo, anche questo. Vabbè, facciamoci uccidere. Si cambia il caricatore, si mette il 45. Vabbè. Oh, ma ce la fai a uccidermi? O ti ci vuole un tutor? E 45 colpi invece quanto differisce. Quanto cambia con questo. Cazzo, guarda là. Ora ho cambiato anche da 60 a 45, però per farvi capire quanto è più veloce. Se per il prova si dovremmo fare anche il 45 rapido, ma non ho sbatti. Secondo me è migliore da mettere il 45. Però c'è, eh? Sto provando un po' di armi, Sifre. Raga, l'M16 è broken, eh. Comunque, veramente forte. Meglio AUG M16. M16 long distance, probabilmente ora ha qualcosa in più. E AUG media distanza è sempre l'arma più forte, quella che basta di più, quella più facile da usare. M16 è un po' più complesso da usare media e lunga distanza. Cioè media distanza, però lunga distanza forse è qualcosa in più ora, ora. Da media però fa sempre più male cioè l'AUG, perché se c'hai uno dritto, cioè se uno è qui, se uno è qua davanti a me lì al garagino, M16 AUG mi squaglia lui, sostanzialmente, quello è il discorso, capito? Perché cioè entrano di più colpi probabilmente.